Tutta rossa, tutta lucente. Buongiorno Luca, ciao Edo. Adesso mi dici che cos'è e poi ne parliamo? Certo, è una Vespa 180 Super Sport. Super Sport, grandissima, andiamo! Buongiorno ragazzi, ciao 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 Luca, ciao Edo. Ciao. Allora, guarda che bellezza, guarda, guarda che colore, guarda che finiture. Mi dicevi Luca 180 SS Super Sì, Super Sport. Sport 1964. Eccolo qua, Super Sport 1964. Discendente diretta delle 150 GS. Ah sì, della 150 GS questa. Sì, Allora, sì. dimmi un po', dai, raccontami, raccontami che sono molto curioso. Ma sì, diciamo che è l'ultima evoluzione di quelle Vespe sportive Sì. degli anni 50 e 60. E da dove deriva questa Ma 180? direttamente dalla 160 GS Dalla Grand Sport, 160. che a sua volta è discendente da quelle GS degli anni 50, sono state il primo modello sportivo messo in produzione dalla Piaggio nel 1955 con la Vespa GS, appunto col telaio VS1T, molto VS1T. ambitissima. E diciamo che poi tutta questa evoluzione ci porta appunto a questo modello che è il Vespone per Il eccellenza. Vespone per eccellenza, ma dimmi un po', Luca, sport, magari dopo in questi dettagli entra magari anche Edo un po' più nello specifico. Sport, perché immagino avrà più potenza, un po' più Ha di. più potenza, ha un motore completamente diverso da tutte le altre Vespa di quegli anni e non solo il motore, anche la ciclistica, la forcella, eccetera. E sì, entrerà nei dettagli Edo Sì. molto, molto meglio. Allora, Edo, dai, direi di parlarne subito, cosa dici? Sì, diciamo che allora il motore deriva direttamente appunto dal motore della GS. Innanzitutto è in corsa 60, mentre comunque le altre Vespa sono in corsa 57, se vogliamo, no? Corsa 60, un pistone da 62 mm, la cilindrata poco superiore a 180 cm cubici, monta un carburatore da 27-23 cm. Comunque abbastanza grande, direttamente al cilindro, non aspira quindi a valvola Ok. come le Vespe che sono venute prima e dopo, le Vespe tra virgolette più normali, ecco, meno sportive. E niente, poi sì, va abbastanza veloce, anche se sicuramente un pochino più pesante, se vogliamo, rispetto a una 180 rally. Magari si tende a paragonarle, ma sono due mondi. 180 rally è venuta prima o È dopo? venuta Dopo. dopo, ma paradossalmente ha delle soluzioni comunque tecniche meno importanti Rispetto a rispetto a questa. questa. Quella là, la 180 rally è sicuramente fatta, se vogliamo, in economia, nel senso che noi, cioè è riduttivo dirlo così, però si è tornati magari da un avantreno con la molla e il pompante separato, mentre qui abbiamo il pompante e la molla su un unico petto. Sì. Se vogliamo restare sull'avantreno, i cerchi sono molto più larghi.
si tende a pensare che sia un cerchio normale montato al contrario, ma in realtà sono cerchi molto più larghi. Il canale, quindi. Il canale. I freni sono diversi, il montaggio stesso del mozzo, del ceppo ruota sul mozzo, che non si vede però, è montato con due semiconi che centrano il ceppo al mozzo, al perno ruota. Migliorie per quanto riguarda il raffreddamento dei freni, appunto la lettatura, particolari fondamentali, diciamo che probabilmente è stata leggermente abbassata sul posteriore e alzata all'anteriore, ma una Vespa molto ben piantata da usare, è molto molto bella da usare come Vespa. Luca, sì. A livello invece di carrozzeria, guarda che sederone che c'ha. Sì, guarda che sederone che c'ha. È importante. È importante, sì, è una bella signora. Ha anche un serbatoio maggiorato. Ah, un serbatoio maggiorato, sì, questa. Sì, rispetto alle altre, perché con quel grosso carburatore che si ritrova... Ah, c'ha questo rialzo. Sì, sono litri in più. Interessante. E se... funziona ancora miscela al 5%. Vediamo. Quando in quegli anni invece le Vespe, diciamo, normali come la GL andavano già al 2%. E, ma per quanto riguarda la carrozzeria, intendi gli interventi che ci abbiamo fatto? Ma no, la storia adesso la raccontiamo. No, volevo giusto vedere, stavo giusto notando, come ti avevo appena detto, che è molto più... cicciotta. Sì, sì. Cicciotta, possiamo dire che è cicciotta. Forse è la più larga. È la più larga, perché è più larga anche della Rally, che anche lei ha dei cofani. Qualche particolare differente, tipo, non so, chiave, conta chilometri, questi piccoli particolari. Allora, me li racconti, Luca. Questa qui del 1964 ha ancora l'impianto elettrico con batteria, per cui ha la chiave, se io la giro, se la batteria è carica, si accendono le luci. Ok, quindi questa per cui è la luci batteria. Di posizione, clacson e luce di stop sotto chiave. Sotto chiave e sotto batteria. Sotto batteria. Ha la ruota di scorta, sotto il cofano qua sinistro. Sotto. Sì. C'è la ruota di scorta e al centro della ruota di scorta c'è la batteria, appunto. E il bauletto portaoggetti, che di solito, come nella GL che hai già visto, sì, è appunto qui sotto questo cofano, e allora l'hanno messo dietro lo scudo. Messo qua. Soluzione, quindi, usata poi anche per le Vespe più moderne, fino alla PX, le hanno anche mantenuto. Sicuramente è più capiente, sì, rispetto, sì, a quello del che può. Del resto, come qua, l'ammortizzatore a cui accennava Edo prima, sì, poi è stato ripreso, ovviamente più moderno, sì, nella Vespa PX. Ovviamente fatto è più moderno, però il sistema è quello. Ecco, il manubrio riprende quello della GL. Sì. Anche se probabilmente, se non erro, ha questi tubi interni che adesso non si vedono, dei comandi leggermente maggiorati, però questa linea di manubrio riprende appunto quel manubrio là. Bene, adesso è venuto il momento, Luca, di raccontarmi la storia di questa, di questa 180, che, come vediamo, ovviamente è un restauro, è stato fatto un restauro completo, non è la vernice era originale. Che inevitabile. Era inevitabile, perché? In questo caso sì, in altri casi abbiamo provato magari a conservarle, ma qui non c'era, c'era niente da fare. Questa è... siamo riusciti ad acquistarla perché era una Vespa che spaventava. Spaventava, cioè spaventava. Faceva così schifo. No, perché spaventava? Spaventava perché era completamente smontata, messa in sacchi, in secchi da muratore. Addirittura. Tutta completamente smontata e, per quello, e essendo un modello particolare con componentistica di motore, telaio e anche accessori dedicati a questo modello e basta, per cui magari in tanti casi non venivano neanche riprodotti, adesso magari li rifanno, ma quando l'abbiamo acquistata noi no. Sai, capisci che uno che arrivava e la vedeva smontata così, dice, ci sarà aiuto, tutto, aiuto, cosa manca,
E allora, e poi magari anche sarò in grado, essendo già smontato, sarò di rimontarla. In grado, eh. E niente, non ha spaventato noi. Non ha spaventato noi e... ed è ritornata questo splendore. Sì. E quindi non ha spaventato voi. Ma andiamo più, un po' più nel dettaglio, Edo, su quel che riguarda il ripristino del motore, della parte meccanica. C'era qualche particolare problema su questa Vespa? Il problema più grosso è stato innanzitutto capire se c'era tutto. Ok. Poi vabbè, lei sostanzialmente, la carrozzeria si presentava verde militare, probabilmente verniciata a pennello. Sì, se non sì, erro. Sì. A rullo. Quindi lì per lì, quando c'è stato il momento dell'acquisto, far passare velocemente i pezzi per riuscire a capire se era fattibile o no, ecco. Ma i pezzi c'erano poi tutti alla fine? I pezzi c'erano tutti tranne un tappo microscopico del rinvio del contachilometri che mi ha rifatto un mio amico Alfred, ma da CNC, e questo riparo originale della ruota di scorta che noi siamo riusciti fortunatamente a trovare, perché è in alluminio, non in plastica, in fusione d'alluminio. Poi per il resto, ecco, era abbastanza completa. Era smontata male, cioè era smontata probabilmente, visti i secchi del muratore, da un muratore con martello e scalpello, perché l'impianto elettrico appunto era tagliato con proprio la a forbici, smontata di fretta, come si dice, alla brutto, alla proprio brutto, con tutti i pezzi. Fortunatamente hanno buttato tutto in questi secchi, e vabbè, a parte la sella che abbiamo dovuto, non c'era, mi sembra, né? No, la sella è un ricambio di che... un noto ricambista, il più noto ricambista, immagino. Poi per il resto, ecco, era abbastanza completa. Il motore è stato revisionato completamente. Era una Vespa comunque che aveva percorso pochi chilometri, quindi di usura grossa all'interno non ce n'era, e niente, ecco. Ma Edo, vai a vedere il motore a Bruno? Sì, togliamo il cofano, eccoci qua, eccolo qua in tutto il suo splendore, guardate. Bello. Ecco, molto particolare è, appunto, visto che aspira dal cilindro, è questa scatola filtro. Sì. È abbastanza capiente, con il soffietto e il raccordo avvitato che va comunque al telaio, dove prende aria da quel foro che hai visto prima sotto la sella, ecco. Ok. E niente, poi sostanzialmente, cosa dire, la marmitta è particolare anche essa, perché comunque scarica il tubicino di scarico sotto il motore e non dalla parte opposta come gran parte delle altre Vespa, e in tutto qui, per non imbrattare, probabilmente per non imbrattare la ruota di scorta. La ruota di scorta, certo. Allora ragazzi, io direi che è venuto il momento di accenderla. Sì, ce la fate sentire, rimetto il cofano, con la sua voce. Ok Edo, adesso penso che avrò dovuto prendere in montaggio l'audio dal telefono, perché questi microfoni che abbiamo usato oggi sono particolarmente isolanti, quindi non credo che ci sia l'audio in questi microfonini. Tra l'altro c'è anche Edo queste belle cromature. Sì. Sono cromature o alluminio? No, è cromato questo? No, questo è un bordo in acciaio, tra l'altro. Acciaio? Sì, acciaio lucidato. Ah, non è cromato? Ah, no. Accidenti, sembra cromato. È particolare di questo? È particolare perché è marchiato, è un pezzo abbastanza pregiato che non si trova più. Cioè li rifanno ma non sono marchiati. E questo era leggermente ammaccato, io l'ho comunque ripristinato.
ma che... non è come i soliti pressati, diciamo, d'alluminio che vedi, per dire, riprendiamo lo discorso dalla GL. Sì. Questo è calzato e poi tutto avvitato a grani. Sì, infatti nel toccare ho sentito che ci sono delle viti che tu chiami giustamente grani. Ecco, io non mi ricordo la marca, lo si ricorda Luca sicuramente. Ulma. Ecco. Ulma. Ah, interessante. Ed è abbastanza importante averlo, ecco. Perché appunto non se ne trovano più. Perché non se ne trovano. Si trovano usati, magari se ne trova a metà. Pensavo fosse cromato, perché è lucentissimo. Sì, in effetti guardando non esattamente come le cromature, però ci si avvicina tantissimo. Ho un'ultima cosa importante da dire. È la Vespa preferita di nostro padre. Sì, in effetti vostro padre, io non so se è per il colore o per cosa, per il colore vero, perché io so che Angelo gli piacciono le Vespe rosse, per cui sarebbe la preferita anche mia, eh. Se dovessi scegliere il rosso con la cromatura, è veramente sempre un bel impatto, un gran bel vedere. Bene ragazzi, che dire, io mi sono divertito un sacco a girare questo video, perché veramente la Vespa è molto molto bella da vedere, anche da sentire, come avete potuto notare prima. Io vi ringrazio, grazie Edo, grazie Luca, vi ricordo sempre le solite cose, mi raccomando iscrivetevi se non l'avete ancora fatto, attivate la campanella così ricevete la notifica per i nuovi video, il condividi, il mi piace e il grazie per contribuire alle spese del canale, in modo che questo canale possa sempre rimanere ad uso gratuito di tutti. Fate qualche offerta ogni tanto che a noi serve per mandare avanti appunto con le spese del canale. E con l'augurio che la ruggine sia sempre solo fuori da voi, Edo, Luca, Bruno e tutto il gruppo di quelli della ruggine, vi invio un grande saluto. Ciao! Ciao.